È tempo di calendari e da pochi giorni in circolazione ce n'è uno molto particolare. Si chiama Chuck Sigita ed è il cinecalendario 2023 delle CEIS, Centro Italiano di Solidarietà, realizzato interamente dagli ospiti, dagli operatori e dai volontari del centro diurno di Via Seminario e del servizio sollievo per disagio psichico del CEIS, con il contributo del Porto CEIS Teatro Galleggiante. Il cinecalendario è stato presentato nella Sala Pierangeli della provincia di Pesaro Urbino attraverso le foto di Francesco Liera che raccontano il backstage dei video realizzati in luoghi caratteristici della città, tutti ispirati a film molto popolari. Questo progetto che abbiamo realizzato vuole essere un regalo alla città per Natale ed è un calendario. È un calendario che vede la realizzazione di ben sei video al quale abbiamo lavorato da maggio fino praticamente alla scorsa settimana. Ha coinvolto più di 50 persone, tra cui gli ospiti delle nostre strutture e tutti gli operatori. È stato un grande lavoro di sinergia e tutti, dico tutti quelli della città, ma chiunque può vedere i nostri lavori su YouTube, perché questi video poi sono stati pubblicati su YouTube, e comprare il nostro calendario dove ci sono degli scatti di un bravissimo fotografo, Francesco Liera, che ci ha ripreso mentre realizzavamo i video. Oggi il CEIS gestisce una serie di case d'accoglienza, di diurni, di servizi territoriali. In Via del Seminario in particolare ne abbiamo due, un centro diurno oggi denominato XER, che ospita 16 ragazzi diversamente abili, nella fascia pomeridiana. Il nostro intervento parte dal pranzo e poi il pomeriggio proponiamo una serie di attività grafico, pittoriche, manuali, recitative, fisiche, canore. E poi abbiamo il servizio di sollievo. È un servizio rivolto alle persone che hanno difficoltà di carattere psichico, in collegamento con l'ambito territoriale numero 1 di Pesaro e il Dipartimento di Salute Mentale.